Io partirei intanto da un dato. Oggi l'Europa, l'Unione Europea come popolazione, rappresenta circa l'8% della popolazione mondiale e si stima che nel 2100 rappresenti il 4%. Stiamo parlando di questo. Cioè, a noi ci sembra una cosa, il 4% nel 2100, quindi fra un'ottantina d'anni, sarà l'Unione Europea. Questo la dice lunga anche sulla sua debolezza in qualche modo intrinseca. Se, del PIL. È il 10% del PIL mondiale. Questo appunto la dice lunga sull'esigenza che a un certo punto l'Unione fa la forza, quindi non è che si può fare altrimenti. Sul tema della moneta, credo sia più una curiosità, nel senso lì la Banca Centrale Europea è composta sia dalle varie banche nazionali, sia da un consiglio direttivo che è poi nominato dal Consiglio Europeo, quindi la governance è comunque quella dell'Europa rappresentata dai singoli stati sovrani, quindi non è che c'è uno scollegamento rispetto a una sovranità territoriale, c'è anche nella Banca Centrale Europea. Il tema della Turchia è un dilemma enorme, mi rendo conto che lì per certi versi ci sono anche due Turchie, quindi bisogna anche capire come ricomporre il grande tema dei diritti umani violati che ci sono in Turchia. E quindi io credo che il tema poi adesso al di là della presenza musulmana, c'è proprio un tema concreto, la democrazia si fonda, come dice De Gasperi, sulla persona, persona come elemento relazionale, i diritti inviolabili vengono prima in qualche modo della stessa democrazia, cioè dello Stato, è il presupposto, no? La Pira scrive l'articolo 2 della Carta Costituzionale e dice la Repubblica riconosce i diritti inviolabili della persona. Quindi non si apre neanche il discorso con la Turchia se non c'è quel riconoscimento.